rendi conto da illustrare, perché abbiamo visto anche nelle commissioni molti documenti portare in aula. L'unica cosa che ci rimane più semplice un po' da leggere è quello che è il parere dei revisori dei conti, che sì, è vero che dà un parere favorevole e positivo al rendiconto, e quindi questo è quello che emerge dal revisore dei conti. Però quello che faccio appello io anche all'amministrazione è quello del continuo ricorso all'anticipazione di cassa e alla grande difficoltà che c'è tra l'accertato e il riscosso. Quindi vorrei capire, ci sono numeri veramente da capogiro, se andiamo ad analizzare l'analisi delle entrate e delle uscite, vediamo che sulla TASI, sull'IMU, anche sui permessi a costruire ci sono dei numeri accertati e delle riscossioni molto basse. Quindi quello che vorrei capire è qual è la difficoltà che riscontriamo nel cercare di riscuotere queste somme iscritte. Quindi capire un po' questa mancata riscossione, da cosa è dovuta. Poi che i revisori dei conti diano parere favorevole sono numeri, quindi ci siamo. Detto ciò, ecco, mi piacerebbe avere un po' più delucidazioni su quelle che sono le motivazioni, il perché abbiamo queste difficoltà di riscossione, oltre all'unico perché naturale, che è quello della crisi economica che attraversa un po' il paese. Quindi sicuramente ci sarà anche questo, però ecco, a questo punto magari non so se è giusto o sbagliato, ma in base anche alle ultime normative un po' del governo, dove abbiamo la possibilità come comune di poter iscrivere magari per quanto riguarda le rottamazioni, su ciò che, non avendo noi l'Agenzia delle Entrate, perché riscuotiamo anche noi, quindi avendo noi un ente di proprietà comunale possiamo anche noi forse fare la rateizzazione, la rottamazione, perché con questi numeri è vero che andiamo a perdere dei soldi, però qualcosa almeno incassiamo. Quindi se c'era anche questa possibilità, volevo capire se il Comune, in base alle ultime disposizioni nazionali, poteva iscriversi o meno. Grazie. Io volevo tornare un attimo su quello che avevo detto prima, che si parla del decreto crescita. I comuni, città metropolitana, le province hanno la facoltà di iscriversi entro 60 giorni dall'entrata del decreto legge sulla crescita, per poter andare incontro un po' a quelle che sono le esigenze sia dei cittadini ma anche dell'amministrazione, perché come dice il decreto legge, i cittadini potranno sanare in via agevolata le ingiunzioni di pagamento ricevute dal 2000 al 2017. Si tratta comunque di un'opzione per le amministrazioni locali, che avranno 60 giorni di tempo dalla data in entrata del decreto legge sulla crescita. È un decreto legge di aprile del 2019, per deliberare l'avvio della definizione agevolata, fissando le modalità in cui il debitore dovrà manifestare la sua volontà di aderire alla rottamazione. Comunque si tratta di una sanatoria che prevede lo sconto di sanzioni ed interessi. E io ritengo che sia uno strumento in più da adottare per l'amministrazione, avendo questa facoltà, perché ho ascoltato anche con interesse gli interventi dei colleghi di maggioranza. Sì, sono con loro che i revisori dei conti diano parere favorevole, che tutto va bene, però lo scollamento e lo scostamento dei numeri lascia pensare altro. Quindi ora è vero che bisogna ragionare per il bene di questa città ed essere propositivi, ma che la maggioranza pensa che la prossima volta veramente veniamo con un mazzo di fiori a dire complimenti, bravi, grazie, andiamo avanti.
Non vogliamo essere chiamati opposizione, non ci piace fare l'opposizione, ma ci piace dare dei suggerimenti, mettere sul tavolo quelle che possono essere delle migliorie. Allora io dico, sentir parlare di numeri come 10 milioni di residui attivi al 1 gennaio, incassiamo 900.000 sull'IMU, 228.000 euro sulla TASI, incassiamo 60.000, 22 milioni sulla TARSU, incassiamo 1 milione, permessi di costruzione, accertiamo 7 milioni di euro e ne incassiamo 3 milioni. Ma ripeto, questi numeri però me li supporta il revisore dei conti, perché è il revisore dei conti che dice che tra i vari rilievi il continuo ricorso ad anticipazioni di tesoreria. Allora io dico, sì, sicuramente i numeri dicono che il Comune sta lavorando in una direzione positiva, ne prendo atto, però prendiamo anche atto dei suggerimenti che ci arrivano anche dal governo, perché il decreto crescita, che è un'opzione per le amministrazioni locali, potrebbe essere, chiamatelo come volete, però è un decreto legge. Allora voglio capire per quale motivo questo comune non... Mi ricordo che siamo in dichiarazione di voto, sì, però. Sì, in dichiarazione di voto. Quindi, detto ciò, per dare un voto devo essere convinto di quello che sostengo. Sì, sono convinto che le risposte che mi sono arrivate non sono soddisfacenti per me, e quindi qualora non ho risposta concreta su tutti quei numeri che ho detto, qualora non sia rassicurato su questi numeri, il mio voto non può essere che contrario.